Live streaming, siamo qui di nuovo in diretta con Hospitality Day e abbiamo il piacere di ospitare nel salottino di Mediotel Radio in questo momento Ugo Picarelli, che è il fondatore di Hospitality Sud, un evento, una fiera molto importante dedicata sempre al settore alberghiero. Raccontaci tu un attimino di questa fiera e qual è il valore aggiunto, che informazioni possiamo dare ai nostri albergatori. Ma innanzitutto grazie a Mediotel Radio perché è il nostro media partner, quindi è sempre stato presente sin dalla prima edizione. Da quando a Salerno siamo partiti, proprio perché nel mezzogiorno mancava un appuntamento dedicato all'hotelleria e all'extraalberghiero. Siamo a Napoli da quest'anno e di nuovo nel 2020, terza edizione, sempre alla stazione marittima di Napoli, al Molo Beverello, con uno scenario fantastico. Tutti coloro che prendono poi i traghetti e gli aliscafi per Capri e Ischia possono apprezzare la grande piazza, appunto, che è proprio sul mare, sul molo marittimo, ma anche tutti i monumenti storici della grande capitale del Mezzogiorno. Ebbene, abbiamo voluto colmare un vuoto anche grazie alla collaborazione alle organizzazioni di categoria, alle associazioni degli albergatori, Federalberghi Napoli, l'Unione Industriali con la sezione Turismo e Alberghi, Assotel con la Confesercenti Napoli, ma soprattutto anche con le associazioni professionali, in primis l'ADA, l'Associazione Direttori d'Albergo. Andiamo a presentare non solo una grande opportunità di partecipare al salone espositivo e anche all'offerta formativa attraverso le sale convegno, dove le stesse aziende protagoniste del salone sono anche naturalmente a presentare non solo le forniture e i servizi, ma anche ad aggiornare professionalmente i nostri operatori turistici. E raccontaci un po', che secondo te, per la tua esperienza, quali sono le sfide principali a cui devono affrontare i nostri albergatori in questo periodo? Ma innanzitutto, soprattutto al sud Italia, questo è un periodo di programmazione, di pianificazione, quindi molti alberghi e strutture ricettive vanno incontro un po' alla riqualificazione, un po' a un rinnovo dei loro ambienti e soprattutto è anche motivo di aggiornamento professionale. Non a caso ci sono delle fiere del turismo, ma anche delle fiere specialiste che vanno, come dire, a cercare di venire incontro a quelle che sono un po' anche le necessità, le esigenze dei nostri operatori. Quindi naturalmente la partecipazione al TTG Italia è doverosa da parte di tanto, essendo ormai il primo riferimento di fiera generalista del turismo a livello nazionale. Noi con Hospitality Sud a Napoli il 25 e il 26 di febbraio cerchiamo di mantenere alta l'attenzione sia per dare un'opportunità ai titolari, ai manager sia delle strutture ricettive alberghiere che extraalberghiere, di incontrare le ultime proposte sia delle aziende di tante aree merceologiche e non a caso i principali espositori delle fiere che si svolgono al nord, a Rimini, a Riva del Garda e Bolzano, sono presenti con noi a Napoli, ma per dare anche un'opportunità di aggiornamento, ripeto, ai nostri operatori. Tutto questo anche con le associazioni professionali, con le organizzazioni datoriali, ma anche con autorevole presenze di esperti e di addetti ai lavori. Domanda finale, Ugo, tu che tipo di viaggiatore sei? Raccontaci un po'. Ma io sono un viaggiatore un po' per business, quindi naturalmente per motivi professionali, però anche naturalmente un viaggiatore leisure e quindi certamente vado ad affrontare dei giorni da dedicare al mio tempo libero, soprattutto nel weekend, andando soprattutto a premiare le destinazioni italiane. Noi abbiamo veramente un patrimonio straordinario. Tanti italiani non conoscono il proprio bel paese e credo che effettivamente bisogna recuperare quella domanda nazionale che in ogni caso guarda sempre più all'estero e invece è da certamente invitare perché possa conoscere e apprezzare tante realtà del nostro paese, soprattutto del nostro mezzogiorno. Mi sembra un target leisure, mettiamola così, quindi sì, sia business che leisure insieme. Certamente. E io ti ringrazio un sacco, Ugo, per il tuo contributo e mi auguro anch'io personalmente di venire a trovarvi a Hospitality Sud, essendo io stessa comunque origini del Sud, quindi benvenga la formazione e la professionalità in tutta Italia, quindi in questo caso nella parte Sud. E ci vediamo quindi prossimamente, vi inseguiremo, quindi ci teniamo aggiornati. Certamente, giornati. Con Mediotel Radio presente alla stazione marittima di Napoli, 25
25 e 26 febbraio 2020 con la terza edizione di Hospitality Sud. Cominciamo bene il nuovo anno, va bene? Al Sud. Grazie ancora, è stato un piacere. Di nuovo, ciao. Grazie a voi.